terza vittoria consecutiva. Che vittoria! Vittoria, vabbè, ancora una volta, e meno male, e incredibilmente strameritata. Nonostante, vabbè, per chi non avesse la partita, qualcuno possa pensare, ma perdeva, diventiva... No, ora vi spiego tutto. E che dire, anche questa volta sono stracontento. Perché, come ho già detto, terza vittoria, appunto, un'altra vittoria strameritata. Perché anche se, appunto, inizialmente, e ora vi spiego cosa volevo dire prima, poteva sembrare una sorta di partita, diciamo, rivista in quella precedente, ovvero la partita contro il Como, ovvero appunto andando inizialmente in svantaggio, dei Livorno, anche se è andata anche se in svantaggio, ha fatto una partita eccellente, sotto tutti i punti di vista. Perché, allora, lo spiego. È vero, inizialmente poteva sembrare appunto la partita dell'altra settimana contro il Como, che praticamente... se penso che poi si è portato il risultato, ecco, in realtà sì, a livello di punteggio è stato così, ma a livello di prestazione no, perché Livorno, nonostante abbia preso gol, in confronto all'altra volta stava giocando decisamente meglio. Cioè, è stata veramente una casualità il fatto che il Brescia riusciva a fare gol, vabbè, su una disattenzione piuttosto evidente, no? Secondo me difensiva, perché comunque era un errore che ha fatto con di loro, insomma, quello che ha fatto con di testa, e è stato lasciato veramente, veramente da solo. Insomma, comunque, a differenza della partita precedente, Livorno ha, credo, una percentuale per il 95% di tutto il tempo della partita, ha tenuto il pallone del gioco, specialmente il zero tempo. E ora qui, appunto, il zero tempo, iniziamo a parlare del primo zero tempo. Allora, primo tempo, partita, appunto, vabbè, che era terminata, per la prima azione di gara, terminava sull'1-1, e appunto già nel primo tempo Livorno c'era il pallone del gioco, è andato purtroppo per casualità, come ho detto prima, una banalità difensiva specialmente in svantaggio, è riuscita a recuperare poi con un grandissimo gol di Fedato, che io ve lo dico, perché l'ha visto, riguardatelo, perché è veramente roba da tra virgolette Eurogol, perché ovviamente ha fatto un gol buttato di fuori, e secondo me come minimo va, se bisogna dare così, non si sa cosa succederà, però mentalmente penso possa essere benissimo il gol più bello almeno di questa giornata. Vabbè, insomma, finisce il primo tempo su 1-1, un gran gol di Fedato, però si vedeva già che Livorno doveva ribaltare il risultato, perché poteva ribaltare il risultato. Così è stato il suo tempo, ancora più aggressivo, ancora più offensivo. Infatti dopo poco, non mi ricordo quanto di preciso, si è ribaltato il risultato 2-1 con Calabresi di testa. E poi dopo ancora si è fatto far rifatto con un'altra volta Danilo avvantaggiato, anche lui di testa, insomma 3-1, che poi tra l'altro, parentesi mia, sì, speriamo che questa serie avvantaggiato non sia come tutti l'anno, in tutte le sue statistiche, è vero che lui fa un grandissimo campionato e quindi grandi gol, grandi e tanti gol la prima parte del campionato e poi la seconda fa ridere, speriamo di no, vabbè, o ride quasi, insomma, per gioia. Comunque, la cosa che mi è garbata a me, e non so a voi, è il fatto che Livorno, nonostante abbia vinto, abbia strameritato di va, in confronto all'anno scorso, almeno per ora, è una squadra totalmente diversa, ma non totalmente diversa dal punto di vista dei giocatori, proprio della mentalità del gioco. Cioè, ragazzi, per amor di Dio, mia che, cioè, antichità che fare, non lo so, il Barcellona, il Bayern, il Monaco, quello che fare. Però c'è anche un bel gioco, non è che dice, vabbè, sono vittorie fortunose, non lo so, il difensore lancia lunga dalla difesa, arriva l'attaccante, perché il difensore la svirgola, liscia, vuole fare, fa gol. No, proprio, ma devi dire quanto attacca, anche se, ecco, unica pecca, secondo me, diciamo che ora c'è un gioco prevalentemente, secondo me, offensivo, cioè punta veramente a giustamente anche a far gol. Però dietro a volte si rischia un po' troppo, perché appunto la squadra giocando in maniera non più alta, però in maniera più offensiva dietro, nonostante comunque doveva complimenti a tutta la difesa, a partire dal terzino, beh, che ieri è stato Calabresi, fino arriva a Gasbar, ma soprattutto a centrali, che Cecchinini si è di volo già un po' più rinato in confronto all'anno scorso, che non capivo, dicevo, cazzo, in Serie A secondo me era, se non il meglio, uno dei migliori difensori c'era a Livorno, cioè, nonostante fosse il suo primo anno in Serie A, già va stramane, e poi l'anno scorso sono in Serie B, no, a Faride, ma sembrava svogliato e urrendeva, invece già Cecchinini, meno male, vedo sta tornando come
com'era, no? Nelle prime partite, nei primi, diciamo, esordi, la Mare di Livorno, e poi un altro che qui mi sta stupendo già dall'anno scorso, Lambrughi, che io fino a 2-3 anni fa lo lo prendevo per il culo per come, quanto non mi garbava, e ora invece penso sia un difensore che a livello di ruolo può giocare su tutti i fronti, tutti i fronti, perché ormai di terzino ci sta, ormai di centrale ci sta. Bene, sì, insomma, anche devo fare un primo tutta difesa, però a volte, come ho già detto prima, per colpa di questo gioco prevalentemente offensivo, a volte si rischia un po' troppo. Ora non so se è una cosa abituata a questa cosa lì, magari poi già dalla prossima tipo sfala variata in difesa, non lo so, però per come l'ho vista io si rischia forse un po' troppino, e giusto attaccare, ma ogni tanto bisogna anche un pochino difendere, un po' di più almeno, con un po' più di attenzione. Comunque, che dire, come ho già detto, per finire, diciamo, in bellezza, per finire, che conclude questo video qui, grande prestazione, grande prestazione, grande Livorno, buona grande prestazione a parte di Livorno, vittoria, anzi un'altra vittoria decisamente strameritata, addirittura il risultato poteva essere anche più ampio, e boh, come ho già detto, e come Dio alla gente, ma magari ci si confronta un po' sulle partite, speriamo non sia una casualità queste buone prestazioni di Livorno, ma speriamo sia dovuto al fatto che c'è una buona preparazione dietro, e quindi diciamo che sa ben previsti possa essere, almeno dal punto di vista di prestazione e di risultati, un'osa piuttosto costante e continua, e boh, non ho altro da dire. Complimenti a tutta la squadra, anche le riserve che magari entrano dopo giocano bene. E l'altra osa, questa nocina, una piccolezza che possa veramente risultare un po' per alcuni un po' strana, vedi presente o vedete, ma che non riesce a parlare, vedi presente, come lo chiamate voi, Baugi, Bajui, ma cazzo sia, non lo so pronunciamo Bajuji, anche se è sbagliatissimo. Ecco, allora lui mi piace perché è veramente un giocatore che vola, poi giovane, diciamo che per la Serie B può essere un'ala piuttosto rognosa, no? Un esterno piuttosto rognoso, perché è difficile da prendere, però questa è una curiosità mia, e non chiedo di rispondere con un commento, perché non so nemmeno quanti voi guarderanno il video e quanti mai mi potranno mentare, però sbaglio secondo voi a pensare che per quanto possa essere veloce allo stesso tempo è uno che perde veramente tante volte il pallone, o se io ho le visioni, no, è per sapere, così se qualcuno si può degnare tra virgolette di aumentare, avrebbe piacere. Questa è però la cosa mia, era una curiosità che voleva, lo sapesse io, appunto, dicevo, ho visto le cose non vere, ho visto, appunto, ho avuto le visioni, come sa lì, è così effettivamente. Vabbè, via, video finisce qui, ora se non sbaglio si va laggiù a Terni lunedì sera, quindi turno presettimanale, boh, speriamo di continuare dal punto di vista in primis dei risultati, perché alla fine, come già dicevo l'anno scorso, ma come ho sempre detto, alla fine, con tutto il rispetto chiaramente per la squadra, per noi, insomma, siamo a Livorno, non è che si può pretendere di giocare come dicevo prima, avere un gioco come il Barcellona di Chitaca, però tutto, appunto, magari possibilmente dal punto di vista dei risultati, e poi perché no, che appunto, diciamo, della prestazione, che se si gioca, sì, secondo me è più che sufficiente alla grande. Via. Detto questo, ci vediamo appunto al prossimo video. Bye, ciao a tutti.